Roberto Hamza Piccardo in via San Giovanni per un presidio per la Palestina. Noi saremo qua oggi tutto il giorno, sino alle 10 di questa sera, se Dio vuole, a presidiare questo passaggio importante nella vita della città, forse uno dei posti più frequentati della città, specialmente nei giorni di mercato, e per dare un segno della nostra solidarietà nei confronti del popolo palestinese e testimoniare appunto la nostra condanna e la richiesta di una pace giusta per il popolo di Gaza e per tutta la Palestina. Questi che vedete dietro le mie spalle sono gli elenchi ufficiali dei caduti, sono quelli sino alla fine di marzo, sono oltre 34.000, non abbiamo potuto stamparli tutti. Adesso pare che, compresi i dispersi, arriviamo a 44.000 morti e 78.000 feriti. Ebbene, la maggior parte di questi nomi appartengono a ragazzi, a bambini, ed è veramente la strage degli innocenti. È qualcosa che noi non possiamo accettare col nostro cuore e dovremmo rispondere noi che siamo credenti di fronte a Dio e credo tutti quanti di fronte alla, alla propria coscienza e alla storia anche di cosa abbiamo fatto, cosa stavamo facendo quando stavano massacrando così i bambini di Gaza. Questo noi possiamo fare, lo stiamo facendo, lo facciamo da quando è cominciata questa guerra genocida, lo continueremo a fare nella speranza che anche le istituzioni politiche, ma soprattutto l'opinione pubblica italiana possa capire quanto è necessario dire basta con la strage, basta con la guerra, vogliamo una pace giusta e onorevole per il popolo palestinese e tutti i popoli della regione mediterranea.